mancava solo la Cabrio a completare la gamma dell'Audi A3 ed è arrivata qui a Francoforte, è arrivata all'insegna dei numeri crescenti. Cresce gli ingombri della macchina, che sono aumentati di una ventina di centimetri scarsa, cresce anche il passo a tutto vantaggio della abitabilità, 12 centimetri in più, e cresce rispetto alla precedente generazione anche la volumetria del bagagliaio, 60 litri in più. Per il resto, che dire, la nuova Audi A3 Cabrio ha una capote che si apre e si chiude in 18 secondi anche in movimento fino a una velocità di 50 km/h e arriverà al lancio con tre opzioni da mettere sotto il cofano: un 1.4 da 140 cavalli con cilindro on demand, un altro turbo benzina, stavolta un 1.8 da 180 cavalli, e il 2.000 turbo diesel da 150 cavalli. Accanto all'Audi A3 Cabriolet c'è una Concept qui sullo stand dell'Audi. Si tratta della Sport 4 Concept, che celebra i 30 anni della Sport 4, che nei primi anni 80 vinse tanto nel mondiale rally. Questa macchina ne sviluppa le forme, le reinterpreta in chiave moderna, riuscendoci veramente molto molto bene. Da un punto di vista tecnico è interessante notare che sotto il cofano c'è un vuoto da 560 cavalli ereditato dalla RS6, abbinato a un motore elettrico da 110 kW. Le prestazioni sono mozzafiato quanto la linea, 0-100 in 3,7 secondi, velocità massima di 305 km/h. L'altra concept presente sullo stand Audi è la Nanook, che però opera della matita di Giugiaro, infatti per certi versi nella linea ricorda un po' la Parkour che abbiamo visto a Ginevra. Questa macchina pare figura una sportiva, pronta un po' per affrontare tutti i terreni, con anche un assetto rialzabile e quindi con un'altezza regolabile su tre livelli. Sotto il cofano si annuncia un motore turbo diesel, ma quello che più interessa è il fatto che il telaio dovrebbe essere lo Space Frame Evoluzione, cioè non soltanto in alluminio ma anche con inserti in carbonio. Un componente questo che troveremo nella prossima R8. Stesso discorso vale anche per la linea del frontale. Questo frontale potrebbe infatti essere la nuova bandiera delle sportive Audi. A little freak in the house. A little freak in the house.